Nel Tour de France sono le gomme delle biciclette a scoppiare durante la gara. Nel 2006 invece scoppia un grande scandalo 3 giorni dopo la fine della gara. The Tour de France has taken yet another blow as American Floyd Landis has tested positive for steroids. It is the first time. Gli ufficiali di gara annunciano di aver riscontrato un valore anomalo di testosterone nelle urine di Floyd Landis, l'americano che aveva vinto il Tour. Il testosterone proveniva da una fonte innaturale, gli steroidi anabolizzanti. Landis è privato del titolo. Ancor prima dell'inizio della gara, altri ciclisti sono squalificati, inclusi i 2 principali contendenti. Come Landis, sono accusati di fare uso di steroidi. Per il Tour non è il primo scandalo legato agli steroidi. Nel 98 così tanti ciclisti sono risultati positivi al doping da far ribattezzare la gara il Tour della Vergogna. Anni fa dissi che non si poteva vincere il Tour de France senza drogarsi e la gente si meravigliò. È stato sporco fin dall'inizio. Ora sono in pochi a meravigliarsi ancora per tale affermazione. Un secolo fa emerse che alcuni ciclisti, per migliorare le prestazioni, usavano alcol, cocaina, cloroformio e una sostanza chiamata pomata per cavalli. Poi sono arrivate le anfetamine, il doping ematico, l'EPO e gli steroidi. Gli steroidi anabolizzanti senza prescrizione sono illegali in molti paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia. Tuttavia, milioni di persone in questi paesi ammettono di usarli illegalmente. Nessuno ne conosce il numero esatto. Dopo la pedofilia, questo è il comportamento su cui c'è il maggiore riservo. Ho conosciuto gente che ha ammesso di picchiare la moglie, di aver abusato di cocaina, eroina, anfetamine. Ammettono di tutto tranne l'uso degli steroidi. Nello sport professionistico, i rifiuti decisi sono la norma. Are you taking a fifth? I'm not here to discuss the past. I have never used steroids. Period. Probabilmente non esiste atleta che a qualsiasi livello non abbia considerato l'uso degli steroidi almeno una volta nella sua carriera. Gli steroidi sono pericolosi? Secondo molti medici sì. Quanto? I pareri variano. Mi preoccupano molto di più il tabacco, l'alcol, le metanfetamine, la crystal meth, la cocaina e l'eroina, piuttosto che gli anabolizzanti. Tuttavia, questo non ci autorizza a ignorare o a non trattare il problema seriamente. Molti di noi, nel mondo scientifico, temono che i rischi a lungo termine di queste droghe vengano sottovalutati. Quando si riscontrano ripetutamente determinati effetti, occorre fare 2 più 2. Nel dibattito, la voce della scienza non è l'unica. Altri hanno qualcosa da dire e ciascuno ha pagato un prezzo. Il campione, la cui salute è stata devastata dagli steroidi. Il padre, che ha perso un figlio per gli steroidi. E persino gli atleti, che difendono gli steroidi. Nessuno conosce gli anabolizzanti meglio di Kieran Kidder. Kieran è un powerlifter a livello agonistico. Ha usato integratori per 15 anni, tra cui a volte anche steroidi. Buongiorno. Mi preparo per andare in palestra. Cosa alleni oggi? Schiena e gambe. Kidder è anche il fondatore della World Powerlifting Organization. Oggi si inizia. Personalmente mi piace allenarmi a metà mattina, quindi cerco di mangiare qualcosa 1 o 2 ore prima di iniziare l'allenamento. Ritiene che gli steroidi siano una droga largamente fraintesa. Secondo i preconcetti, sono simili agli stupefacenti. Ci si stringe un laccio intorno al braccio come i drogati. Invece è come prendere un multivitaminico quotidiano. È solo un'abitudine. Gli steroidi iniettabili vengono assunti esattamente come questa dose di vitamina B12. Dato che li usa da tempo, Kidder conosce bene le modalità di assunzione. Inizio sempre con le iniezioni per un po' di settimane, poi le integro con vari steroidi ad assunzione orale per 16 settimane. Molti ritengono che questa combinazione di diversi steroidi, nota come stacking,
produca risultati migliori. È meglio assumere composti diversi che una gran quantità di un solo tipo. Mantengono i recettori sempre attivi, efficienti e pronti a stimolare l'organismo, permettendo di sfruttare il fisico al meglio. Secondo molti esperti, gli steroidi possono incrementare le capacità fisiologiche del muscolo, rendendolo più grande, veloce e forte di quanto potrebbe mai esserlo naturalmente. Gli steroidi agiscono sull'organismo alterando il processo di sviluppo naturale del muscolo. Fondamentali per lo sviluppo del muscolo sono la sintesi proteica e la riparazione cellulare. Il muscolo scheletrico è costituito da lunghe catene di fibre contenenti proteine. Fasci di migliaia di fibre formano il muscolo stesso. Quando un atleta svolge un allenamento pesante, questa struttura viene danneggiata. Nelle fibre muscolari si formano microlacerazioni. L'organismo rimedia al danno in modo naturale, riparando le fibre. Il risultato è un muscolo più grande e più forte di prima. E a ogni nuovo allenamento l'atleta aggiunge massa, forza e velocità. Con gli steroidi le riparazioni avvengono più in fretta. Molto più in fretta. Quando si allena una persona normale, i muscoli rimangono danneggiati. Devono trascorrere circa 48 ore tra un allenamento e l'altro perché i muscoli si riparino. Gli anabolizzanti accelerano questo processo, invece di 48 ore possono servirne solo 24. Ci si può allenare più frequentemente, più a lungo e più intensamente, e riprendersi più in fretta per riprendere l'allenamento. I muscoli, inoltre, possono raggiungere dimensioni superiori a quelle naturali. Gli scienziati hanno compreso le potenzialità degli anabolizzanti subito dopo la loro comparsa. Nel 1939 lo scienziato tedesco Adolf Butenandt vinse il premio Nobel per la chimica per i suoi studi sperimentali sul testosterone. Hitler non gli permise di accettare il premio. Ma dalla guerra mondiale alla guerra fredda, i tedeschi sono stati all'avanguardia nella ricerca sugli steroidi. Alle Olimpiadi del 1976 a Montreal, gli atleti della Germania dell'Est vinsero 40 medaglie d'oro, tra cui 11 nel nuoto femminile. Negli anni 70 i tedeschi dell'Est detenevano un primato fenomenale nel nuoto. Solo una ventina di anni dopo emerse che seguivano un programma farmacologico e si prendevano letteralmente tutte le medaglie. Alla fine degli anni 70 gli steroidi hanno contaminato lo sport in altri paesi. Ma steroidi non era ancora una parola d'uso comune. Negli anni 80 gli steroidi si sono infiltrati in quasi tutti gli sport, ma le Olimpiadi sono rimaste relativamente incontaminate. Poi irrompe Ben Johnson. And there go. Ben Johnson, Carl Lewis. Ben Johnson really has it. Look at McRae in second. Ben Johnson first. Nel 1988 il velocista canadese vince l'oro nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Seul, battendo il record mondiale. Un esame delle urine rivela il suo segreto. Ben Johnson fece due cose. Primo, perse la medaglia per aver fatto uso di anabolizzanti. Secondo, corse i 100 metri più veloci mai registrati nella storia mondiale. Dimostrò al mondo che si trattava di farmaci efficaci, perché quando Ben Johnson tornò a gareggiare senza usare steroidi, due anni dopo i giornali dicevano: Ben Johnson è tornato ed è più lento. Dopo lo scandalo Johnson, il governo americano tiene delle udienze sulla possibilità di dichiarare illegale l'uso non medico di anabolizzanti. Tra gli oppositori c'è la American Medical Association, la FDA e persino la DEA. Dichiarano tutti che gli steroidi non danno assuefazione e che proibirli quindi non è giustificato. Nonostante ciò, nel 1990 il Congresso vota per dichiarare gli steroidi illegali senza prescrizione. Per lo più chi assume steroidi pensa che il rischio sia minimo, basso o almeno gestibile. È questo il problema.
Si tratta di un ormone molto potente che influisce sul cervello, sui muscoli, sul fegato. Arriva ovunque e ti cambia. Per la scienza dimostrarlo è una sfida. Ma non tutti gli steroidi sono uguali. Per ogni atleta che assume illecitamente steroidi, c'è un uomo come questo che ne usa un tipo diverso in modo legale, alla luce del sole. Ci sono varie classi di steroidi. Quelli più spesso confusi tra loro sono gli anabolizzanti e i corticosteroidi. Sono entrambi versioni sintetiche di ormoni prodotti naturalmente dall'organismo, ma svolgono due funzioni completamente diverse. Gli atleti usano gli anabolizzanti per sviluppare i muscoli. I corticosteroidi sono usati dai medici per ridurre l'infiammazione. Molti medicinali contengono corticosteroidi, da quelli per curare l'artrite agli inalatori per l'asma. A differenza degli anabolizzanti, non sviluppano il muscolo. Tuttavia, anche gli anabolizzanti hanno un ruolo nella medicina tradizionale. Gli anabolizzanti si usano per alcuni disturbi. Anch'io li prescrivo. Li raccomando agli uomini, di solito anziani, che hanno perso la capacità di produrre testosterone. Altri medici prescrivono gli steroidi in casi di perdita di tono muscolare, anemia, crescita e pubertà ritardata. Gli anabolizzanti sono versioni sintetiche del testosterone, il principale ormone maschile. In breve, sono versioni artificiali del testosterone naturale, prodotte in laboratorio invece che dall'organismo. Perciò, somministrando il testosterone, forniamo semplicemente all'organismo ciò che produrrebbe normalmente. Non si tratta di un supplemento. Ma se si supera la dose fisiologica, i risultati possono essere drammatici. Per motivi sconosciuti, quando un atleta si allena intensamente, il livello di testosterone naturale dell'organismo cala improvvisamente, a volte al livello di un uomo castrato. L'organismo rilascia anche un altro ormone chiamato glucocorticoide per ridurre l'infiammazione. Ma i glucocorticoidi hanno un effetto collaterale. Sono catabolici, cioè distruggono il tessuto muscolare. Il muscolo quindi subisce un duplice colpo. Un calo di testosterone e un aumento dell'ormone che deteriora i muscoli. Si ipotizza che gli steroidi agiscano sullo squilibrio ormonale in due modi. Primo, possono reintegrare il testosterone dopo l'allenamento, accelerando la riparazione del muscolo. Possono inoltre bloccare il deterioramento del muscolo provocato dai glucocorticoidi. Il risultato è un muscolo che diventa rapidamente più massiccio e forte. Per gli atleti, eliminare questi due ostacoli allo sviluppo del muscolo rappresenta un vantaggio enorme. Gli steroidi sono incredibilmente efficaci. Un giovane che segue una dieta scorretta, ha disturbi del sonno, fuma, beve troppo alcol e manca alla metà degli allenamenti, ma prende steroidi, può schiacciare l'atleta più scrupoloso e dotato che non fa uso di steroidi, in termini di pura forza muscolare. Ma per conquistare questa forza occorrono dosi elevate di steroidi. Gran parte dei medici prescrivono gli anabolizzanti in quella che definiscono la dose fisiologica, la quantità di testosterone prodotta naturalmente dall'uomo. Alcuni atleti che hanno bisogno di resistenza usano una dose fisiologica di steroidi per ridurre il recupero necessario tra gli allenamenti. Alcuni velocisti invece, che hanno maggiore esigenza di forza e potenza, ne assumono il doppio. E nel caso di culturisti e pesisti? Nell'ambito di alcune nostre ricerche abbiamo incontrato uomini che assumono 100 volte la dose naturale di testosterone. In altre parole, se considerate che un testicolo normale produce tra i 50 e i 75 mg di testosterone a settimana, loro ne assumono 5 o 6.000 mg a settimana tramite iniezioni o pillole. E più ne prendono, più possono diventare muscolosi. Per molti atleti, gli anabolizzanti sono come la proverbiale fonte della giovinezza. Gli steroidi provocano effetti profondi. Si possono vedere i risultati in sole 2 settimane, forse anche meno. Si nota un aumento molto rapido della massa muscolare,
Se ci si allena per la resistenza, i muscoli assumono caratteristiche legate alla resistenza. Se ci si allena per ottenere forza, assumono caratteristiche legate alla forza. E se ci si allena per le dimensioni, assumono caratteristiche legate alle dimensioni. La maggior parte degli atleti ha poche opportunità di sfondare. In alcuni sport ha solo pochi anni. Innanzitutto, gli atleti hanno a disposizione piccole finestre di opportunità. Hanno poco tempo per praticare sport all'università, ottenere una borsa di studio e poi un contratto da professionista. In secondo luogo, queste droghe portano a livelli che anche alzando pesi per 50 anni non si raggiungerebbero mai naturalmente. Sono così potenti. Alcuni atleti scelgono gli anabolizzanti per avere un vantaggio, battere il tempo e raggiungere quanto prima il successo. Posso capire il dubbio che affligge un atleta 19enne che si rivolge a me quando sta per firmare un contratto da 50 milioni di dollari. Una cifra che la maggior parte di noi non riesce neanche a immaginare a quell'età. E mi chiede cosa debba fare. La risposta sembra ovvia, per quanto terribile, ma io come allenatore dico ai ragazzi di restare lontani dal doping. Coloro che sono sotto pressione per raggiungere il successo vedono soltanto le potenzialità degli steroidi di migliorare le prestazioni e ricevono messaggi contrastanti riguardo i rischi. Il laboratorio e i medici ne riconoscono il pericolo, ma in palestra la maggior parte di chi ne fa uso rifiuta l'evidenza. Altri la pensano diversamente. Kieran Kidder è convinto che gli steroidi siano utili, ma che meritino rispetto. Conosco persone che li hanno presi per 15 o 20 anni di seguito. La verità è che devi permettere all'organismo di tornare ai suoi processi naturali. Come in tutto nella vita, c'è la giusta misura. Se mangi troppo, ingrassi. Se superi il limite di velocità, sarai coinvolto in un incidente. Sebbene gli steroidi siano in circolazione dagli anni 30, i veri pericoli restano ignoti. Ma molti scienziati ritengono che qualsiasi farmaco assunto in dosi massicce presenti dei rischi. Non è mai esistito un farmaco privo di effetti collaterali. Non ci sono medicinali innocui e credo che non ci saranno mai. È ingenuo pensare di non correre rischi. Queste droghe sono troppo potenti. Ma il prezzo dell'uso indiscriminato di steroidi resta imprecisato. Molti esperti temono che chi ne fa uso prima o poi ne pagherà il prezzo con la salute. Nel 91 un atleta americano diventa l'emblema del prezzo degli steroidi. L'ex giocatore di football Lyle Alzado annuncia che sta morendo per un linfoma al sistema nervoso centrale, in colpa agli steroidi. Tuttavia, anche durante la sua confessione, Alzado minimizza i rischi. I commenti che fece su Sports Illustrated erano una lama a doppio taglio. Disse al mondo: sì, gli steroidi hanno causato il mio problema, ma c'è un modo sicuro per assumerli. Non senza il controllo del medico. Gli esperti concordano che l'abuso di steroidi provoca diversi effetti collaterali indesiderati. Gli uomini possono subire una serie di cambiamenti estetici a breve termine, tra cui una forte acne sulla schiena, così come sul viso. La ginecomastia, l'accumulo di adipe sotto i capezzoli, che provoca lo sviluppo di mammelle. E l'atrofia testicolare, la contrazione dei testicoli fino alla metà delle loro dimensioni normali. Nelle donne, gli effetti collaterali androgeni o mascolinizzanti sono più pronunciati. Includono l'alopecia androgenetica, la comparsa di peli facciali e persino un aumento permanente del tono di voce. I seni possono ridursi e il clitoride ingrandirsi. Gli altri effetti collaterali sono discutibili. Uno è l'aumento di aggressività noto come roid rage, rabbia da steroidi. Atlanta authorities are investigating the bizarre murder-suicide involving professional wrestler Chris Benoit and are asking if steroids could have played a part. Gli studi su uomo e animali dimostrano che dosi elevate di testosterone aumentano l'aggressività. Tuttavia, non tutti gli utilizzatori di anabolizzanti cambiano personalità. Gli steroidi intensificano l'instabilità e l'aggressività di una persona già instabile e aggressiva. Secondo gli studi, solo un numero esiguo di utilizzatori diventa violento.
Tra il 93 e il 2000, in 4 test clinici in doppio ciclo, sono somministrate dosi elevate di steroidi a 109 uomini. Il 5% circa manifesta comportamenti spericolati o aggressivi. Se 5 persone assumono la stessa dose di steroidi, 4 potrebbero non subire alterazioni a livello psichiatrico e uno può impazzire completamente. Per alcuni medici, invece, il fenomeno del roid rage viene esagerato. Ammetto che forse il roid rage esiste, ma penso sia molto raro. Credo se ne sia persa la prospettiva. Il roid rage non è l'unico effetto collaterale in discussione. Sia gli uomini che le donne assumono gli steroidi, perché funzionano. Tuttavia si paga un prezzo. Il prezzo? Forse la vita stessa. Il culturista professionista Steve Mihalik è stato Mr. USA, Mr. America e Mr. Universo. È stato anche un assiduo utilizzatore di steroidi. Mihalik inizia a far uso di steroidi nel 1975 per prepararsi al concorso di Mister Universo. Continua a usarli per 10 anni. Crede tuttora che gli steroidi gli abbiano fatto un dono senza prezzo, i vertici del bodybuilding. Ne ho usati a tonnellate, ma dopo una salita c'è sempre una discesa inevitabile. Alla fine sono finito in ospedale. Avevo 2 tumori grossi come pompelmi al fegato. Mihalik conferma la convinzione degli scienziati. A breve termine gli steroidi possono scolpire il fisico, ma nel tempo esigono un prezzo. Dall'esterno un utilizzatore di steroidi può sembrare più muscoloso e virile, ma all'interno per i medici può succedere questo. Un tipo di steroidi orali è stato collegato ai tumori al fegato. C'è chi ha contratto una malattia rara chiamata peliosi epatica. Si formano sul fegato delle cisti piene di sangue che possono perforarsi provocando un'emorragia interna. Alcuni studi rivelano anche la formazione di tumori ai reni con conseguente insufficienza. Man mano che l'organismo perde la capacità di filtrare il sangue, le tossine aumentano provocando ritenzione idrica, un incremento della pressione sanguigna e infine un collasso renale. Ma ancora più allarmante è l'effetto degli steroidi sul cuore. Gli steroidi possono alterare drasticamente i livelli di colesterolo, causando un rischio maggiore di infarto o di ictus. Un catalogo di malattie letali. Steve Mihalik le ha avute tutte. Tumori al fegato, pancreatite, disturbi della cistifellea, un attacco cardiaco, un ictus, e l'elenco continua. Tutti i miei organi sono crollati uno dopo l'altro, pezzo dopo pezzo. E tutte le mie arterie erano ostruite, non passava sangue attraverso le 7 arterie del cuore. Il chirurgo che mi ha operato ha detto d'aver visto più sangue in un morto che in me. Steve non è solo. Sopporta il dolore, allontana la vergogna, andiamo! Nel mio gruppo di culturisti campioni degli anni 70 e 80 c'è chi ha un bypass, chi una valvola cardiaca artificiale, chi problemi di fegato o di reni, chi è morto di infarto. È accaduto di tutto. Nessuno di noi ha mai fumato né bevuto. La nostra alimentazione era impeccabile. Ci allenavamo con esercizi aerobici cardiovascolari. Seguivamo qualunque regola naturale per mantenerci vivi e sani. Unica eccezione, gli steroidi. Quella era la differenza. Quella era la variabile, l'unica comune a tutti noi. Ma se Mihalik biasima gli steroidi, la scienza ha delle riserve. Negli ultimi 70 anni di utilizzo di questi farmaci in medicina, non è stata condotta nessuna ricerca che ne abbia valutato gli effetti a lungo termine. Su questo argomento circolano soprattutto casistiche o aneddoti stile: quella persona ha fatto uso di steroidi e ha avuto un cancro al fegato o un tumore ai reni. Dal punto di vista metodologico, non c'è nulla di peggio. Non si può dimostrare un rapporto causa-effetto. Non è possibile. Dimostrare un rapporto di causa-effetto è ulteriormente complicato dalla frequente combinazione di steroidi con altre droghe, tra cui gli ormoni della crescita, l'insulina, gli ormoni della tiroide e le anfetamine.
Per gli scienziati, illustrare i rischi degli steroidi è stato difficile. Le prove possono esserci, ma sono controverse. Da un lato, ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno usato questi farmaci e non sembrano averne risentito particolarmente. Dall'altro, ogni tanti mesi si sentono storie di culturisti o atleti del passato morti improvvisamente in circostanze misteriose. Il wrestler professionista Brian Pillman è morto di infarto a 35 anni. Il wrestler Eddie Guerrero è morto per una cardiopatia a 38 anni. E Davey Boy Smith è morto a 39 anni. Tre decessi negli ultimi 10 anni, tutti per problemi cardiaci e tutti con un sospetto comune. Per anni i medici hanno sospettato un legame tra gli steroidi e le malattie cardiache. Gli steroidi abbassano il livello del colesterolo HDL nel sangue. Noto anche come colesterolo buono, secondo i medici, l'HDL protegge l'apparato cardiovascolare dalle cardiopatie. Anche se chi usa steroidi può apparire perfettamente sano, dall'interno il loro organismo può raccontare una storia diversa. Gli steroidi possono aumentare invece drasticamente il colesterolo cattivo, o LDL, provocando indurimento delle arterie e un significativo accumulo di placche lungo le pareti arteriose. Quando le placche ostruiscono un'arteria, il flusso sanguigno è limitato. Questo fenomeno, incontrollato, può provocare un attacco cardiaco. Allo stesso modo, se una placca si stacca, può bloccarsi in un vaso sanguigno più piccolo, provocando un attacco cardiaco o un ictus. Basta fare uso di steroidi per pochi anni per danneggiare il proprio organismo. La prova è Danny McDermott. A 53 anni fa il consulente finanziario, ma Danny è un ex campione di bodybuilding. Quando gareggiavo e aspiravo a raggiungere il successo a livello nazionale e internazionale, ero certo che i miei rivali usassero steroidi. E li usava anche Danny. A 36 anni, 7 anni dopo aver abbandonato steroidi e bodybuilding, subisce un brutto colpo. Il dottore disse: hai avuto un infarto massivo e sei fortunato ad essere vivo. Danny ora è sotto cura dal dottor Larry Santora, direttore di tomografia computerizzata cardiaca dell'Istituto di Cardiologia di Orange County, in California. Ci sono tre arterie principali, una davanti, una a destra che rifornisce la parte inferiore del cuore e una dietro il cuore. Hai l'arteriosclerosi o placche in ognuna di esse. Ruota. Nell'autunno del 2006, Santora pubblica il primo studio osservazionale su steroidi e malattie cardiache. È anche il primo studio a usare uno scanner TC con fascio di elettroni per valutare la quantità di placche accumulate negli utilizzatori di steroidi. C'è un indurimento delle arterie. Santora analizza 14 culturisti tra i 35 e i 55 anni che hanno usato steroidi per una media di 12 anni. Un numero significativo di individui presentava una grande quantità di placche già intorno ai 30 anni, placche che di solito si riscontrano nei settantenni o ottantenni. Sembravano in forma, robusti, ben sviluppati. In fondo sono culturisti professionisti, ma le arterie erano pericolosamente calcificate, indurite. Si trattava dell'indurimento prematuro delle arterie che si spiega solo con l'assunzione degli steroidi. In tutte e tre le arterie maggiori hai arteriosclerosi o placche. Per arrivare a questo livello un atleta professionista deve farne uso per parecchi anni. È allora che si cominciano a vedere gli effetti. Questi uomini li hanno usati per 10, 12 anni, 15 anni e moriranno all'improvviso. Vedremo persone che invece di morire a 70 o 80 anni moriranno a 40, 50, forse anche 35 anni. Sono stato fortunato ad arrivare vivo fino ad oggi, ma non credo che lo rifarei. Sapendo quello che so oggi, non lo rifarei. Ma Santora non può dimostrare che i suoi timori sono fondati. Il suo gruppo di studio è troppo ristretto per tirare ampie conclusioni.
Il problema delle droghe illecite in generale e degli steroidi in particolare è che non possono essere oggetto di uno studio in laboratorio. Non si possono somministrare a qualcuno degli steroidi per 20 anni per studiarne gli effetti. Il Comitato per la Ricerca Sperimentale sugli Esseri Umani non lo permetterebbe. Quindi, per motivi etici, l'unico modo per studiare questi fenomeni è osservare e scoprire ciò che accade in natura. Ma in questo tipo di ricerca una serie di limiti metodologici impedisce di ottenere risultati convincenti e validi senza il rischio di distorsioni. Mentre i medici cercano delle risposte, alcuni utilizzatori di steroidi ignorano i segnali di pericolo. Alcuni medici incolpano la loro stessa professione. È dovuto passare moltissimo tempo prima che la comunità medica ammettesse che gli steroidi effettivamente funzionano. Ancora oggi, ad esempio, viene dichiarato nel Physician Desk Reference che gli steroidi non hanno l'effetto di migliorare le prestazioni atletiche. Avendo fallito da questo punto di vista, ai medici non è stato dato credito quando hanno esposto i potenziali pericoli degli steroidi, perché avevano perso credibilità. Con la perdita di credibilità dei medici è aumentato l'uso. Oggi gli steroidi si trovano ovunque e in ogni sport. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport. Ora si sono diffusi anche nella Major League del baseball e in altri sport professionistici. Nel 2005, alcuni dei più importanti giocatori di baseball parlano al Congresso americano dell'uso degli steroidi negli sport professionistici. Members of the committee, distinguished guests, my name is Jose Canseco and for 17 years I played professional baseball. Nel suo libro e durante la sua testimonianza, Canseco parla dell'uso dilagante degli steroidi nel baseball. Da allora sono caduti altri eroi. Nel 2007 il baseball americano subisce un duro colpo. Sono coinvolti in un'ampia indagine più di 80 giocatori di tutte le squadre americane, inclusi due dei migliori, Barry Bonds e Roger Clemens. Entrambi respingono le accuse. Il minimo vantaggio sui rivali procura a un atleta milioni di dollari e record mondiali. Attualmente gli steroidi stanno invadendo campi in cui la posta è bassa, ma i rischi restano alti. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport, ma secondo me non dovrebbero essere usati nel baseball, nel calcio, in quegli sport che i ragazzi cominciano a praticare nel cortile di casa. Prendere steroidi è la cosa più dannosa che un adolescente possa fare. Ma lo fanno. E Taylor Hooton è uno di loro. Uno, due, tre, vai! Taylor era un ragazzo meraviglioso. Aveva sempre il sorriso, la battuta pronta. Era molto amato a scuola ed era considerato bello. Le ragazze lo cercavano continuamente. A scuola aveva degli ottimi voti, la media del 9. Aveva ottenuto un punteggio fantastico ai test per la missione alle università che stavamo per andare a visitare. Taylor Hooton è un normale atleta sedicenne delle scuole superiori fino al febbraio 2003. È allora che decide di fare il provino per la squadra di baseball dell'università. In meno di 3 mesi prende 14 kg, inizia a soffrire di acne, gli si gonfia il viso e gli viene l'alito cattivo. Tutti effetti collaterali degli steroidi. Secondo il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, tra i 700 e gli 850.000 adolescenti hanno usato steroidi. 1 su 20. Basta leggere il libro di Jose Canseco. Il messaggio che trasmette è che, almeno secondo lui, gli steroidi erano una panacea per raggiungere il successo. Guadagnare milioni di dollari. Apparire in TV ogni sera. Stabilire primati. Avere tante donne intorno. Tutto questo non può nuocere. Gli atleti professionisti che hanno scelto di usare steroidi hanno conosciuto pochi dei lati negativi. Secondo gli esperti, pochi adolescenti capiscono i pericoli che il crescente mercato degli steroidi nasconde. Oggi gli steroidi possono essere acquistati facilmente online da laboratori in Messico, Thailandia e India. Abbiamo sentito storie di fiale riempite di olio di semi di lino e addirittura di fiale che contengono olio per motori. E i nostri ragazzi se le iniettano nelle vene. Poco dopo che Taylor inizia ad assumere steroidi, la sua personalità cambia.
Ciò che abbiamo notato in Taylor era decisamente più grave dei normali sbalzi di umore. In due occasioni ha attraversato una parete di cartongesso con la mano che usava per lanciare. Avevamo davanti a noi tutti i segnali di pericolo, tutti gli indizi che ci servivano. Ma non li abbiamo associati agli steroidi, perché né noi né il nostro medico di famiglia sapevamo che cosa cercare. Quando smette di fare uso di steroidi, Taylor scivola in una depressione profonda. La mattina del 15 luglio 2003 entra in camera sua, si infila una cintura intorno al collo e si impicca. Cose del genere non dovrebbero accadere alla gente comune e istruita, ma il fatto è che continua a succedere, ancora oggi. A Taylor gli steroidi impongono un prezzo sproporzionato rispetto all'obiettivo. Non aspira a un contratto nella Major League o a un salario a 7 cifre. Vuole ciò che desidera ogni adolescente, appartenere. Dopo la morte di Taylor, molti dei suoi compagni di squadra hanno ammesso con me e con mia moglie di aver usato steroidi e per un periodo molti di loro sono stati terrorizzati. Ma nel tempo si è verificato qualcosa di veramente spaventoso. Alcuni di quei ragazzi hanno ripreso a usare anabolizzanti poche settimane dopo il funerale di Taylor. La tentazione degli steroidi supera la paura dei rischi. Ma cosa può indurre un adolescente sano a togliersi la vita? La risposta si trova nel profondo del cervello. Quando si assumono steroidi, l'ipotalamo nel cervello li vede arrivare dall'esterno e invia un messaggio ai testicoli per comunicare che è già presente un'enorme quantità di steroidi e chiedere di non produrne altri. Sono sufficienti. Sopraffatti, i testicoli riducono la funzionalità, una condizione chiamata ipogonadismo. Taylor ha smesso di colpo di usare gli steroidi. L'astinenza gli ha lasciato poco testosterone e tanti rischi. Si cade in una profonda depressione e si hanno addirittura istinti suicidi nel periodo in cui il livello di testosterone è così basso, prima che i testicoli riprendano a funzionare. Durante uno studio su adulti dipendenti dagli steroidi, il 4% tenta il suicidio quando è in astinenza. La palla del suo home run del 16 giugno 2001. È importante perché è stato il suo primo e ultimo home run allo stesso tempo. Io l'ho cercata fra le erbacce dopo che l'ha colpita, come farebbe ogni padre dopo che il figlio ha battuto il suo primo home run. Don Hooton ora dirige una fondazione a nome di Taylor per proteggere altri adolescenti dagli steroidi. Nel 2007 il Texas approva la legge Taylor, il più grande programma di screening della nazione per atleti delle scuole superiori. Ma molti utilizzatori di steroidi ora usano delle pomate, più difficili da rilevare. Ora è più facile nascondersi e gli utilizzatori di steroidi aumentano. Oggi la categoria di utilizzatori che cresce più rapidamente non è formata né da studenti né da atleti professionisti. Secondo lo stereotipo, chi usa steroidi è un mostro gigantesco con una siringa infilata in fronte che mangia i bambini per colazione. La gente pensa che siamo tutti... È questa la percezione che ha. In realtà ci sono milioni di persone normalissime che usano steroidi e che non sospetteremo mai perché è gente assolutamente ordinaria e comune. Si calcola che più del 50% degli utilizzatori di steroidi non siano atleti, ma persone normali che usano queste droghe soltanto per apparire più belle. Accidenti! La generazione attuale ha subito un lavaggio del cervello dal mondo della moda, secondo cui devono essere tutti perfetti. Apparteniamo a una generazione che conosce solo la gratificazione immediata. Il lavaggio del cervello mira ai giovanissimi e sta peggiorando. Se guardate le action figure della fine degli anni 70, sembrano uomini normalissimi. Ma se guardate gli stessi giocattoli, gli stessi pupazzi usciti a metà degli anni 90, sembra che abbiano assunto steroidi. Nel 64, una popolare action figure aveva dei bicipiti di dimensioni equivalenti a 32 centimetri. Nel 91 sono di 42 centimetri. A metà degli anni 90, 68 centimetri. Per definizione, caratteristici dell'uso di steroidi.
Il dottor Harrison Pope è uno dei maggiori esperti dell'ossessione maschile con il fisico. Ha seguito utilizzatori di steroidi per oltre 20 anni. Ero colpito perché molti di questi uomini soffrivano di quella che definisco anoressia nervosa inversa. Si guardavano allo specchio e si vedevano piccoli e mingherlini, anche se erano robusti e muscolosi. Secondo Pope, l'anoressia nervosa inversa affligge il 2% degli uomini in generale, ma quasi il 10% dei culturisti. Gli anabolizzanti nutrono l'ego, lo rendono potente, lo fanno sembrare fondamentale. Si vive attraverso l'ego e ci si aspetta l'ammirazione della gente. Ovunque si vada, ci si aspetta di essere guardati. Entrando in un ristorante, ci si aspetta che la gente esclami «Wow!». In spiaggia ci si aspetta di essere ammirati. Diventa un'abitudine. Oggi l'elite del culturismo preferisce la dimensione alla simmetria, la massa alla bellezza, un'immagine distorta dagli steroidi. È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding invase dagli steroidi. Da Mister Universo al ragazzo della porta accanto, qualunque atleta può essere tentato dagli steroidi, anche il migliore. Di tutte le competizioni contaminate dagli steroidi, il Tour de France non è né la più antica né la più prestigiosa. Alle Olimpiadi estive del 2000 a Sydney, la stella dell'atletica leggera Marion Jones conquista 5 medaglie. I giornalisti sportivi la incoronano la più grande atleta donna al mondo. Ma nel 2007 ammette l'uso di steroidi durante gli allenamenti per i giochi estivi. I suoi record mondiali sono invalidati e le medaglie ritirate. A 31 anni, una delle più grandi atlete al mondo annuncia il suo ritiro dallo sport. Come allenatore voglio che i miei atleti usino steroidi? Naturalmente no. Ma voi, come spettatori, chiedete il massimo agli atleti. E gli atleti faranno tutto ciò che possono per darvelo. E quando lo faranno, cominceranno a superare il limite. Ma questo limite, purtroppo, è rappresentato dagli anabolizzanti. Per alcuni atleti, la ricompensa della vittoria supera la paura di essere scoperti. Solo un anno dopo che Floyd Landis viene privato del suo trionfo al Tour de France, gli steroidi sono tornati. Nel 2007, un campione del ciclismo viene espulso perché positivo agli steroidi. Se gli atleti continuano a usare gli steroidi in una delle gare più controllate, in quali non li useranno? Stranamente, proprio nello sport in cui sono forse più abusati. In un oceano di steroidi, un piccolo numero di atleti nuota controcorrente. A Portland, nel Maine, inizia una gara con atleti insoliti. Culturisti naturali, ribelli in uno sport contaminato dagli steroidi. Questi atleti respingono gli steroidi, sia nei vantaggi che nei rischi. E nessuno conosce meglio i rischi del loro allenatore. L'ex Mister Universo ed ex utilizzatore di steroidi, Steve Mihalik. Ragazzi, si riduce a tutto questo. Tutto il duro lavoro che facciamo in palestra si riduce a pochi minuti sul palco, quindi cercate di divertirvi. Da Watertown, Massachusetts, accogliamo il concorrente numero 8, Michael Minovian. Qui lo sfidante più minaccioso è invisibile. La tentazione. La vittoria è inebriante, gli steroidi sono allettanti. Anche per un uomo a cui sono quasi costati la vita. Avrò anche avuto un ictus, un attacco cardiaco, problemi di fegato, disturbi mentali, stati d'angoscia. Se lo rifarei? Sì, l'attrazione è questa, per un momento. Steve Mihalik è stato il migliore sul pianeta. Il numero uno. È difficile da ignorare. Forza, dammi il massimo! Nella sua palestra di Long Island, Mihalik allena una nuova generazione di culturisti per fare ciò che dice, non ciò che ha fatto. Questi ragazzi e uomini hanno bisogno di una guida, qualcuno che ci sia già passato.
Hanno bisogno di qualcuno che li accompagni dove vogliono arrivare senza ammalarsi. Sopporta il dolore, risparmia la vergogna, andiamo! Cerco di insegnare loro ad allenarsi e a conquistare la muscolatura che la loro struttura genetica consente e spiego loro che quello è il massimo che otterranno. Altre 10! Forza! Ti guardo! Osservo i muscoli, hai grandi potenzialità, vai! È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding in base agli steroidi, ma si può vincere in modo pulito a quasi tutti i livelli. Da golfista a culturista! Ma non si può andare oltre, è così. È una dura realtà per gli atleti. Per molti gli steroidi sono inestimabili. Rappresentano la differenza tra uno stipendio e una fortuna, tra la mediocrità e il successo. Uno dei nostri pazienti lo ha riassunto in una sola frase: perché dovrei essere Clark Kent quando posso essere Superman? Se esistesse una droga che permettesse a un giornalista di vincere il Pulitzer o a me di aggiudicarmi il premio Nobel, se la inietterebbero sui gradini del palazzo principale qui all'Università della Pennsylvania. Per altri esperti la colpa risiede altrove. Le persone da biasimare siamo noi, gli spettatori dello sport. Vogliamo vedere i numeri, le prestazioni, vogliamo vedere più home run, vogliamo i 100 metri da primato mondiale. Il fatto è che siete voi a volere che i nostri atleti usino gli steroidi. Mentre il dibattito... Arteria. Santora analizza 14 culturisti tra i 35 e i 55 anni che hanno usato steroidi per una media di 12 anni. Un numero significativo di individui presentava una grande quantità di placche già intorno ai 30 anni, placche che di solito si riscontrano nei settantenni o ottantenni. Sembravano in forma, robusti, ben sviluppati. In fondo sono culturisti professionisti, ma le arterie erano pericolosamente calcificate, indurite. Si trattava dell'indurimento prematuro delle arterie che si spiega solo con l'assunzione degli steroidi. In tutte e tre le arterie maggiori hai arteriosclerosi o placche. Per arrivare a questo livello un atleta professionista deve farne uso per parecchi anni. È allora che si cominciano a vedere gli effetti. Questi uomini li hanno usati per 10, 12 anni, 15 anni e moriranno all'improvviso. Vedremo persone che invece di morire a 70, 80 anni moriranno a 40, 50, forse anche 35 anni. Sono stato fortunato ad arrivare vivo fino ad oggi, ma non credo che lo rifarei. Sapendo quello che so oggi, non lo rifarei. Ma Santora non può dimostrare che i suoi timori sono fondati. Il suo gruppo di studio è troppo ristretto per tirare ampie conclusioni. Il problema delle droghe illecite in generale e degli steroidi in particolare è che non possono essere oggetto di uno studio in laboratorio. Non si possono somministrare a qualcuno degli steroidi per 20 anni per studiarne gli effetti. Il Comitato per la Ricerca Sperimentale sugli Esseri Umani non lo permetterebbe. Quindi, per motivi etici, l'unico modo per studiare questi fenomeni è osservare e scoprire ciò che accade in natura. Ma in questo tipo di ricerca una serie di limiti metodologici impedisce di ottenere risultati convincenti e validi, senza il rischio di distorsioni. Mentre i medici cercano delle risposte, alcuni utilizzatori di steroidi ignorano i segnali di pericolo. Alcuni medici incolpano la loro stessa professione. È dovuto passare moltissimo tempo prima che la comunità medica ammettesse che gli steroidi effettivamente funzionano. Ancora oggi, ad esempio, viene dichiarato nel Physician Desk Reference che gli steroidi non hanno l'effetto di migliorare le prestazioni atletiche. Avendo fallito da questo punto di vista, ai medici non è stato dato credito quando hanno esposto i potenziali pericoli degli steroidi, perché avevano perso credibilità. Con la perdita di credibilità dei medici è aumentato l'uso. Oggi gli steroidi si trovano ovunque e in ogni sport. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport. Ora si sono diffusi anche nella Major League del baseball e in altri sport professionistici. Nel 2005, alcuni dei più importanti giocatori di baseball parlano al Congresso americano dell'uso degli steroidi negli sport professionistici. Members of the committee, distinguished guests, my name is Jose Canseco and for 17 years I played professional baseball.
Nel suo libro e durante la sua testimonianza, Canseco parla dell'uso dilagante degli steroidi nel baseball. Da allora sono caduti altri eroi. Nel 2007 il baseball americano subisce un duro colpo. Sono coinvolti, in un'ampia indagine, più di 80 giocatori di tutte le squadre americane, inclusi due dei migliori, Barry Bonds e Roger Clemens. Entrambi respingono le accuse. Il minimo vantaggio sui rivali procura a un atleta milioni di dollari e record mondiali. Attualmente gli steroidi stanno invadendo campi in cui la posta è bassa, ma i rischi restano alti. Faranno sempre parte del powerlifting, del culturismo e di quel genere di sport, ma secondo me non dovrebbero essere usati nel baseball, nel calcio, in quegli sport che i ragazzi cominciano a praticare nel cortile di casa. Prendere steroidi è la cosa più dannosa che un adolescente possa fare. Ma lo fanno, e Taylor Hooton è uno di loro. Uno, due, tre, vai! Taylor era un ragazzo meraviglioso. Aveva sempre il sorriso, la battuta pronta. Era molto amato a scuola ed era considerato bello. Le ragazze lo cercavano continuamente. A scuola aveva degli ottimi voti, la media del 9. Aveva ottenuto un punteggio fantastico ai test per l'ammissione alle università che stavamo per andare a visitare. Taylor Hooton è un normale atleta sedicenne delle scuole superiori fino al febbraio 2003. È allora che decide di fare il provino per la squadra di baseball dell'università. In meno di 3 mesi prende 14 kg, inizia a soffrire di acne, gli si gonfia il viso e gli viene l'alito cattivo, tutti effetti collaterali degli steroidi. Secondo il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, tra i 700 e gli 850.000 adolescenti hanno usato steroidi. 1 su 20. Basta leggere il libro di Jose Canseco. Il messaggio che trasmette è che, almeno secondo lui, gli steroidi erano una panacea per raggiungere il successo. Guadagnare milioni di dollari, apparire in TV ogni sera, stabilire primati, avere tante donne intorno, tutto questo non può nuocere. Gli atleti professionisti che hanno scelto di usare steroidi hanno conosciuto pochi dei lati negativi. Secondo gli esperti, pochi adolescenti capiscono i pericoli che il crescente mercato degli steroidi nasconde. Oggi gli steroidi possono essere acquistati facilmente online da laboratori in Messico, Thailandia e India. Abbiamo sentito storie di fiale riempite di olio di semi di lino e addirittura di fiale che contengono olio per motori. E i nostri ragazzi se le iniettano nelle vene. Poco dopo che Taylor inizia ad assumere steroidi, la sua personalità cambia. Ciò che abbiamo notato in Taylor era decisamente più grave dei normali sbalzi di umore. In 2 occasioni ha attraversato una parete di cartongesso con la mano che usava per lanciare. Avevamo davanti a noi tutti i segnali di pericolo, tutti gli indizi che ci servivano. Ma non li abbiamo associati agli steroidi, perché né noi né il nostro medico di famiglia sapevamo che cosa cercare. Quando smette di fare uso di steroidi, Taylor scivola in una depressione profonda. La mattina del 15 luglio 2003 entra in camera sua, si infila una cintura intorno al collo e si impicca. Cose del genere non dovrebbero accadere alla gente comune e istruita, ma il fatto è che continua a succedere ancora oggi. A Taylor gli steroidi impongono un prezzo sproporzionato rispetto all'obiettivo. Non aspira a un contratto nella Major League o a un salario a 7 cifre. Vuole ciò che desidera ogni adolescente: appartenere. Dopo la morte di Taylor, molti dei suoi compagni di squadra hanno ammesso con me e con mia moglie di aver usato steroidi e, per un periodo, molti di loro sono stati terrorizzati. Ma nel tempo si è verificato qualcosa di veramente spaventoso. Alcuni di quei ragazzi hanno ripreso a usare anabolizzanti poche settimane dopo il funerale di Taylor. La tentazione degli steroidi supera la paura dei rischi. Ma cosa può indurre un adolescente sano a togliersi la vita? La risposta si trova nel profondo del cervello.
Quando si assumono steroidi, l'ipotalamo nel cervello li vede arrivare dall'esterno e invia un messaggio ai testicoli per comunicare che è già presente un'enorme quantità di steroidi e chiedere di non produrne altri. Sono sufficienti. Sopraffatti, i testicoli riducono la funzionalità, una condizione chiamata ipogonadismo. Taylor ha smesso di colpo di usare gli steroidi. L'astinenza gli ha lasciato poco testosterone e tanti rischi. Si cade in una profonda depressione e si hanno addirittura istinti suicidi nel periodo in cui il livello di testosterone è così basso, prima che i testicoli riprendano a funzionare. Durante uno studio su adulti dipendenti dagli steroidi, il 4% tenta il suicidio quando è in astinenza. La palla del suo home run del 16 giugno 2001. È importante perché è stato il suo primo e ultimo home run allo stesso tempo. Io l'ho cercata fra le erbacce dopo che l'ha colpita, come farebbe ogni padre dopo che il figlio ha battuto il suo primo home run. Don Hooton ora dirige una fondazione a nome di Taylor per proteggere altri adolescenti dagli steroidi. Nel 2007 il Texas approva la legge Taylor, il più grande programma di screening della nazione per atleti delle scuole superiori. Ma molti utilizzatori di steroidi ora usano delle pomate, più difficili da rilevare. Ora è più facile nascondersi e gli utilizzatori di steroidi aumentano. Oggi la categoria di utilizzatori che cresce più rapidamente non è formata né da studenti né da atleti professionisti. Secondo lo stereotipo, chi usa steroidi è un mostro gigantesco con una siringa infilata in fronte che mangia i bambini per colazione. La gente pensa che siamo tutti... È questa la percezione che ha. In realtà ci sono milioni di persone normalissime che usano steroidi e che non sospetteremo mai perché è gente assolutamente ordinaria e comune. Si calcola che più del 50% degli utilizzatori di steroidi non siano atleti, ma persone normali che usano queste droghe soltanto per apparire più belle. Accidenti! La generazione attuale ha subito un lavaggio del cervello dal mondo della moda, secondo cui devono essere tutti perfetti. Apparteniamo a una generazione che conosce solo la gratificazione immediata. Il lavaggio del cervello mira ai giovanissimi e sta peggiorando. Se guardate le action figure della fine degli anni 70, sembrano uomini normalissimi. Ma se guardate gli stessi giocattoli, gli stessi pupazzi usciti a metà degli anni 90, sembra che abbiano assunto steroidi. Nel 64, una popolare action figure aveva dei bicipiti di dimensioni equivalenti a 32 cm. Nel 91 sono di 42 cm. A metà degli anni 90, 68 cm. Per definizione, caratteristici dell'uso di steroidi. Il dottor Harrison Pope è uno dei maggiori esperti dell'ossessione maschile con il fisico. Ha seguito utilizzatori di steroidi per oltre 20 anni. Ero colpito perché molti di questi uomini soffrivano di quella che definisco anoressia nervosa inversa. Si guardavano allo specchio e si vedevano piccoli e mingherlini, anche se erano robusti e muscolosi. Secondo Pope, l'anoressia nervosa inversa affligge il 2% degli uomini in generale, ma quasi il 10% dei culturisti. Gli anabolizzanti nutrono l'ego, lo rendono potente. Lo fanno sembrare fondamentale. Si vive attraverso l'ego e ci si aspetta l'ammirazione della gente. Ovunque si vada, ci si aspetta di essere guardati. Entrando in un ristorante, ci si aspetta che la gente esclami «Wow!». In spiaggia, ci si aspetta di essere ammirati. Diventa un'abitudine. Oggi, l'elite del culturismo preferisce la dimensione alla simmetria, la massa alla bellezza. Un'immagine distorta dagli steroidi. È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding invase dagli steroidi. Da Mister Universo al ragazzo della porta accanto, qualunque atleta può essere tentato dagli steroidi, anche il migliore. Di tutte le competizioni contaminate dagli steroidi, il Tour de France non è né la più antica né la più prestigiosa. Alle Olimpiadi estive del 2000 a Sydney, la stella dell'atletica leggera Marion Jones
conquista 5 medaglie. I giornalisti sportivi la incoronano la più grande atleta donna al mondo. Ma nel 2007 ammette l'uso di steroidi durante gli allenamenti per i giochi estivi. I suoi record mondiali sono invalidati e le medaglie ritirate. A 31 anni, una delle più grandi atlete al mondo annuncia il suo ritiro dallo sport. Come allenatore, voglio che i miei atleti usino steroidi? Naturalmente no. Ma voi, come spettatori, chiedete il massimo agli atleti. E gli atleti faranno tutto ciò che possono per darvelo. E quando lo faranno, cominceranno a superare il limite. Ma questo limite, purtroppo, è rappresentato dagli anabolizzanti. Per alcuni atleti, la ricompensa della vittoria supera la paura di essere scoperti. Solo un anno dopo che Floyd Landis viene privato del suo trionfo al Tour de France, gli steroidi sono tornati. Nel 2007, un campione del ciclismo viene espulso perché è positivo agli steroidi. Se gli atleti continuano a usare gli steroidi in una delle gare più controllate, in quali non li useranno? Stranamente, proprio nello sport in cui sono forse più abusati. In un oceano di steroidi, un piccolo numero di atleti nuota controcorrente. A Portland, nel Maine, inizia una gara con atleti insoliti. Culturisti naturali, ribelli in uno sport contaminato dagli steroidi. Questi atleti respingono gli steroidi, sia nei vantaggi che nei rischi. E nessuno conosce meglio i rischi del loro allenatore. L'ex Mister Universo ed ex utilizzatore di steroidi, Steve Mihalik. Ragazzi, si riduce a tutto questo. Tutto il duro lavoro che facciamo in palestra si riduce a pochi minuti sul palco, quindi cercate di divertirvi. Da Watertown, Massachusetts, accogliamo il concorrente numero 8, Michael Minovian. Qui lo sfidante più minaccioso è invisibile. La tentazione. La vittoria è inebriante, gli steroidi sono allettanti. Anche per un uomo a cui sono quasi costati la vita. Avrò anche avuto un ictus, un attacco cardiaco, problemi di fegato, disturbi mentali, stati d'angoscia. Se lo rifarei? Sì, l'attrazione è questa, per un momento. Steve Mihalik è stato il migliore sul pianeta. Il numero uno. È difficile da ignorare. Forza, dammi il massimo! Nella sua palestra di Long Island, Mihalik allena una nuova generazione di culturisti per fare ciò che dice, non ciò che ha fatto. Questi ragazzi e uomini hanno bisogno di una guida, qualcuno che ci sia già passato. Hanno bisogno di qualcuno che li accompagni dove vogliono arrivare senza ammalarsi. Sopporta il dolore, risparmia la vergogna, andiamo! Cerco di insegnare loro ad allenarsi e a conquistare la muscolatura che la loro struttura genetica consente e spiego loro che quello è il massimo che otterranno. Altra 10! Forza! Ti guardo! Osservo i muscoli, hai grandi potenzialità, vai! È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding in base agli steroidi, ma si può vincere in modo pulito a quasi tutti i livelli. Da golfista a culturista. Ma non si può andare oltre, è così. È una dura realtà per gli atleti. Per molti gli steroidi sono inestimabili. Rappresentano la differenza tra uno stipendio e una fortuna, tra la mediocrità e il successo. Uno dei nostri pazienti lo ha riassunto in una sola frase: perché dovrei essere Clark Kent quando posso essere Superman? Se esistesse una droga che permettesse a un giornalista di vincere il Pulitzer o a me di aggiudicarmi il premio Nobel, se la inietterebbero sui gradini del palazzo principale qui all'Università della Pennsylvania. Per altri esperti la colpa risiede altrove. Le persone da biasimare siamo noi, gli spettatori dello sport. Vogliamo vedere i numeri, le prestazioni, vogliamo vedere più home run, vogliamo i 100 metri da primato mondiale. Il fatto è che siete voi a volere che i nostri atleti usino gli steroidi. Mentre il dibattito... Ah!
Secondo lo stereotipo, chi usa steroidi è un mostro gigantesco con una siringa infilata in fronte che mangia i bambini per colazione. La gente pensa che siamo tutti... È questa la percezione che ha. In realtà ci sono milioni di persone normalissime che usano steroidi e che non sospetteremo mai, perché è gente assolutamente ordinaria e comune. Si calcola che più del 50% degli utilizzatori di steroidi non siano atleti, ma persone normali che usano queste droghe soltanto per apparire più belle. Accidenti! La generazione attuale ha subito un lavaggio del cervello dal mondo della moda, secondo cui devono essere tutti perfetti. Apparteniamo a una generazione che conosce solo la gratificazione immediata. Il lavaggio del cervello mira ai giovanissimi e sta peggiorando. Se guardate le action figure della fine degli anni 70, sembrano uomini normalissimi. Ma se guardate gli stessi giocattoli, gli stessi pupazzi usciti a metà degli anni 90, sembra che abbiano assunto steroidi. Nel 64, una popolare action figure aveva dei bicipiti di dimensioni equivalenti a 32 cm. Nel 91 sono di 42 cm. A metà degli anni 90, 68 cm. Per definizione, caratteristici dell'uso di steroidi. Il dottor Harrison Pope è uno dei maggiori esperti dell'ossessione maschile con il fisico. Ha seguito utilizzatori di steroidi per oltre 20 anni. Ero colpito perché molti di questi uomini soffrivano di quella che definisco anoressia nervosa inversa. Si guardavano allo specchio e si vedevano piccoli e mingherlini, anche se erano robusti e muscolosi. Secondo Pope, l'anoressia nervosa inversa affligge il 2% degli uomini in generale, ma quasi il 10% dei culturisti. Gli anabolizzanti nutrono l'ego, lo rendono potente. Lo fanno sembrare fondamentale. Si vive attraverso l'ego e ci si aspetta l'ammirazione della gente. Ovunque si vada, ci si aspetta di essere guardati. Entrando in un ristorante, ci si aspetta che la gente esclami «Wow!». In spiaggia, ci si aspetta di essere ammirati. Diventa un'abitudine. Oggi, l'elite del culturismo preferisce la dimensione alla simmetria, la massa alla bellezza. Un'immagine distorta dagli steroidi. È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding invase dagli steroidi. Da Mister Universo al ragazzo della porta accanto, qualunque atleta può essere tentato dagli steroidi, anche il migliore. Di tutte le competizioni contaminate dagli steroidi, il Tour de France non è né la più antica né la più prestigiosa. Alle Olimpiadi estive del 2000 a Sydney, la stella dell'atletica leggera, Marion Jones, conquista 5 medaglie. I giornalisti sportivi la incoronano la più grande atleta donna al mondo. Ma nel 2007 ammette l'uso di steroidi durante gli allenamenti per i giochi estivi. I suoi record mondiali sono invalidati e le medaglie ritirate. A 31 anni, una delle più grandi atlete al mondo annuncia il suo ritiro dallo sport. Come allenatore voglio che i miei atleti usino steroidi? Naturalmente no. Ma voi, come spettatori, chiedete il massimo agli atleti. E gli atleti faranno tutto ciò che possono per darvelo. Quando lo faranno, cominceranno a superare il limite. Ma questo limite, purtroppo, è rappresentato dagli anabolizzanti. Per alcuni atleti, la ricompensa della vittoria supera la paura di essere scoperti. Solo un anno dopo che Floyd Landis viene privato del suo trionfo al Tour de France, gli steroidi sono tornati. Nel 2007, un campione del ciclismo viene espulso perché positivo agli steroidi. Se gli atleti continuano a usare gli steroidi in una delle gare più controllate, in quali non li useranno? Stranamente, proprio nello sport in cui sono forse più abusati. In un oceano di steroidi, un piccolo numero di atleti nuota controcorrente. A Portland, nel Maine, inizia una gara con atleti insoliti. Culturisti naturali, ribelli in uno sport contaminato dagli steroidi. Questi atleti respingono gli steroidi,
sia nei vantaggi che nei rischi. E nessuno conosce meglio i rischi del loro allenatore. L'ex Mister Universo ed ex utilizzatore di steroidi, Steve Mihalik. Ragazzi, si riduce a tutto questo. Tutto il duro lavoro che facciamo in palestra si riduce a pochi minuti sul palco, quindi cercate di divertirvi. Da Watertown, Massachusetts, accogliamo il concorrente numero 8, Michael Minovian. Qui lo sfidante più minaccioso è invisibile. La tentazione. La vittoria è inebriante, gli steroidi sono allettanti. Anche per un uomo a cui sono quasi costati la vita. Avrò anche avuto un ictus, un attacco cardiaco, problemi di fegato, disturbi mentali, stati d'angoscia. Se lo rifarei? Sì, l'attrazione è questa, per un momento. Steve Mihalik è stato il migliore sul pianeta. Il numero uno. È difficile da ignorare. Forza, dammi il massimo! Nella sua palestra di Long Island, Mihalik allena una nuova generazione di culturisti per fare ciò che dice, non ciò che ha fatto. Questi ragazzi e uomini hanno bisogno di una guida, qualcuno che ci sia già passato. Hanno bisogno di qualcuno che li accompagni dove vogliono arrivare senza ammalarsi. Sopporta il dolore, risparmia la vergogna, andiamo! Cerco di insegnare loro ad allenarsi e a conquistare la muscolatura che la loro struttura genetica consente e spiego loro che quello è il massimo che otterranno. Altre 10! Forza! Ti guardo! Osservo i muscoli, hai grandi potenzialità, vai! È molto difficile per loro vincere nelle gare di bodybuilding in base agli steroidi, ma si può vincere in modo pulito a quasi tutti i livelli. Da golfista a culturista. Ma non si può andare oltre, è così. È una dura realtà per gli atleti. Per molti gli steroidi sono inestimabili. Rappresentano la differenza tra uno stipendio e una fortuna, tra la mediocrità e il successo. Uno dei nostri pazienti lo ha riassunto in una sola frase: perché dovrei essere Clark Kent quando posso essere Superman? Se esistesse una droga che permettesse a un giornalista di vincere il Pulitzer o a me di aggiudicarmi il premio Nobel, se la inietterebbero sui gradini del palazzo principale qui all'Università della Pennsylvania. Per altri esperti la colpa risiede altrove. Le persone da biasimare siamo noi, gli spettatori dello sport. Vogliamo vedere i numeri, le prestazioni, vogliamo vedere più home run, vogliamo i 100 metri da primato mondiale. Il fatto è che siete voi a volere che i nostri atleti usino gli steroidi. Mentre il dibattito